con queste aree condizionate sparate a palla, sentite come mi è diventata la voce, leggermente bassina. Adesso sono sul bus del BU che mi porta al Central, lì faccio colazione e poi più tardi vado al Don Mueang e da lì volerò a Royet questa sera verso le 6 ore locali. Le carte d'imbarco me le ha stampate la reception dell'hotel, veramente gentili. Adesso devo andare a cambiare un po' di soldi al centro commerciale Central, perché non so se troverò degli exchange buoni a Royet. Visto che sono in anticipo e ho tutto il tempo per arrivare in aeroporto, sono fermato al centro commerciale a prendere dei satay. Sono sempre buonissimi e mi sporco sempre la faccia. Gli spilini mi sono costati 90 baht, 2,50 euro. Ho già fatto il check-in e lasciato il bagaglio da stiva e adesso vado al gate. Guardate che figata, io questo non l'ho mai visto negli altri aeroporti. E per riempire le bottigliette d'acqua, eh? Forte, no? With island transfer or city transfer service, please meet at the exit of the arrival. Eccomi arrivato all'aeroporto di Royet. Eccoci arrivati nell'Isan. Io ho ancora questa voce qua. È molto silenzioso da queste parti. Quella è la mia camera. Buongiorno da Royet, la voce è ancora così. Andiamo a vedere com'è la colazione compresa nella camera. Allora adesso vediamo un po' cosa c'è di breakfast. Qui riso e carne mi pare. Qui the wurstel. Uova. Tipo riso alla cantonese, niente male. E qui un po' di frutta e vegetali. Scusatemi per la voce. La colazione dei campioni. Sono tutto per andare a prendere una moto a noleggio. Ehi, 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 quanto può? C'è lo qua? C'è lo qua? Gli ha mai canale? Ho qua bisogno di un ogni qua. Che come che mai? Quanto può? Pronto a partire con il motorbike. Sono fermato a fare benzina in una stazione di servizio. Qui di solito le stazioni di servizio hanno sempre il 7-Eleven, un negozio di zuppette e un caffè. E sono arrivato qui in questo piccolo ristorante che è costituito da delle palafitte sul fiume. La voce, come potete sentire, sta andando un pochino meglio. E quindi adesso stasera, ben bardato per non prendere freddo perché fa freschino la sera qui su Nissan, vado a vedere un locale tipico in cui dovrebbero fare della musica folcloristica e penso forse anche del karaoke, e io con questa voce vorrei proprio partecipare. Questa dovrebbe essere una discoteca o un locale ristorante dell'Nissan. Al momento ci sono più camere.
camerieri che ti... Uno pensa che viene di venire in Thailandia e c'è il caldo, no? Però io devo avere la giacca a vento, la sciarpa e ancora adesso fa freschino in Isan, non so quanti gradi sono, ma fa freschino, credetemi. Lo so che voi siete abituati a vedere tutta la gente che va in Thailandia con la maglietta a maniche corte, ma fidatevi che stasera una bella giacca a vento e una sciarpa ci sta tutta quanta qui in Isan, e una bella zuppa calda. Vedete che fa il fumo, sì? Un brodino caldo è l'ideale.